Ciao ragazze, eccoci qua finalmente con la mia postazione make-up. Ora, scusate un po' l'illuminazione qua che non è delle migliori e giuro che sto cercando, cioè vi faccio vedere come sono attrezzata. Cavalletto della telecamera con la luce appoggiata sopra, incastrata sopra. Io che ho la telecamera in mano e cercherò di fare il meglio possibile e sono seduta sul letto, quindi insomma immaginatevi voi la scena. Eccomi qua, allora... Stavo girando finora con la Canon, però non mette a fuoco i prodotti, quindi insomma mi sembra un po' inutile farvi un video di qualità eccelsissima, fra virgolette, ma insomma nel quale non vedete bene i prodotti, quindi ho deciso di prendere questa qua, che comunque è sempre HD, ma è la videocamera, insomma, con... di cos'è questa, si è detto, della Samsung, insomma è l'altra mia videocamera con quale giro i video, quella che uso per fare i vlog, e... niente, insomma, faccio vedere con questa perché almeno è più leggera e mette a fuoco tutto, quindi partiamo. Allora, no, questa è la mia postazione make-up. Allora, è questa qua, giù c'è il pennello e vi faccio vedere. E allora, iniziamo subito perché ho paura di che mi caschi qualcosa. Allora, iniziamo subito. Questo è il primo cassetto che vi mostro, guardiamo se da in piedi viene meglio. E tengo tutti i prodotti per la base viso, ovvero tutti i miei fondotinta, o quasi tutti i miei fondotinta, insomma ne ho, vabbè, vi faccio vedere questi. Il Fit Me di Maybelline, Dress Me Perfect di Deborah, il Face and Body della MAC, qua ce ne ho due della Essence, uno di Mua, questo di Sephora che mi piace tantissimo insieme al Dress Me Perfect e a questo qua, che è il Fit Me. Poi questo qua di Rimmel che è extra mega scuro e questi altri due di Rimmel che penso sono finiti, quindi li andrò praticamente a infilare in video dei prodotti finiti che vedrete fra un pochino. E questo cos'è? Ah, è un primer della New York Color che non lo so, non mi piace tantissimo, mi sa proprio di petrolio, lo stato puro veramente di troiai. Comunque poi in quest'altro angolino qua troviamo i correttori. Questi due sono della Fit Me, la palettina di correttori della Wacom, stra mega bella, il Prolonger Concealer della MAC che appena ho finito e ce ne ho già insomma un altro di comprato, questo uguale, l'Instant Anti-Age correttore cancella età, questo è finito, ovviamente ho già preso il sostituto. Cos'è questo? Questo qui è un roll-on della Garnier. E questo è un correttore verde della New York Color, sempre. Qua dietro, aspettate che mi siedo, abbiamo i blush. E non ne ho tantissimi blush perché non ne uso tantissimi. Comunque, questi due di Deborah. Questo di Essence che sto cercando di utilizzare in questo ultimo periodo per, insomma, per finire perché è schiantato. È da anni e anni che ce l'ho, insomma, basta. Lo devo finire e poi così lo butto. Questo qua di Kiko in blush. Quest'altro di Essence, molto carino, e questo qua fucsia di H&M. Poi qua ho le cifre, questa è la mia solita Stay Matte che uso da una vita, molto carina. Poi questa qui è l'ultima, come si dice, New Entry, scusate lo smalto tutto debellato, la New Entry della Neve e la Hollywood, vedete. Poi questo qua è il The Professional, oddio cosa stavo inquadrando, è The Professional che anche questo ultimo entrato in casa Ila Makeup 94. Poi questo qui è un capochino il quale metto appunto la cipria e questo qua della Wacom. Mi rendo conto ragazze, le inquadrature non sono delle migliori ma insomma prendetemela così, di Wacom che anche questa l'ho mostrata tante volte e niente. Non si può vivere senza la cipria, almeno per me, perché insomma mi è essenziale. Allora qua invece abbiamo le serre e io questa qua di Moolak in polvere, e l'illuminante illuminante in crema della Moolak, questa qua che è la della Puro Bio, che è la serra, che la sto appena, vedete, mi sto facendo il buco da quanta usa, è veramente bella. Poi questo qui è un altro, un'altra serra più chiara, sempre di Moolak, vedete. E questa qui è sempre il correttore della Moolak ma in crema. Poi qua giù abbiamo un altro illuminante della Essence che però non mi piace, preferisco di gran lunga quello di Moolak. E per ultima la Endless Summer di Too Faced, che è
diciamo una terra abbronzante, ecco. Poi mettiamo tutto a posto, perché se no poi dopo mi perdo le cose. Ok, quindi questo è il primo cassetto che è, diciamo, il mio preferito praticamente, perché insomma mi piace troppo, insomma preferisco fare la base, mi piace tanto, quindi bene. Poi qua questo è un po' disorganizzato, ancora devo vedere come sistemarlo. Comunque qua abbiamo dei campioncini che vi ho mostrato nell'ultimo video, il tea tree oil e un rimuovi smalto, dei cerottini rimuovi punti neri dell'Essence, due amuchine mi metto in borsa, e queste qui che non dovrebbero stare qua, che sono tre matite occhi della Essence, molto molto carine, e questi qua che sono le Yankee Candles, che ora ho qua a bruciare. Questa qua che è Mango Peach Salsa, è veramente veramente buono, e insomma niente, ve le ho già fatte vedere anche queste qua, e nulla, quindi questo cassettino è un po' sfigatello così. Poi andiamo in quest'altro, dove ci vado a mettere le matite, e ho ciglia finte, questo è il reparto occhi, quindi matite, liner, ciglia finte e mascara. Quindi qua tutte le mie ciglia finte, queste qua le ho prese da Miss A, il sito internet, e niente, mi piacciono veramente tantissimo, sono fatte strabene. Qui ho quelle che ho in uso, ho queste due in uso con la pinzetta e le foglie per colla per ciglia finte. Qua ho una mini beauty blender finta, questa non è la vera, per applicare meglio il correttore, un pennellino da borsa. Queste qui sono le, come si chiama? C'è scritto polverina per volumizzare le ciglia, a punta lapis. Qui ho i miei mascara aperti e sto usando in questo periodo tantissimo il Lash Princess, mi piace soprattutto questo qua verde, il Better Than Sex, questa è la mini size che avevo trovato nel regalo che mi ha regalato il mio ragazzo per Natale. Questi qui che è il Miss Punk, sì, bello, ho preso quello che anche questo è tutto cancellato, vabbè, il Miss Manga Punky, che uno è finito e l'altro sta finendo. E niente, questo qua della New York Color, questo qua di Essence e questo qua di Pupavamp, poi anche un altro di Len Bagni, un altro in borsa di Sephora aperti, quindi insomma, però stanno ovviamente finendo tutti, quindi sono contenta. Ah, non è finito qua. Oh sì, qua sotto non c'è niente. Ok, andiamo nel penultimo cassetto. Qui ho tutti elastici, elasticini, salviettine assorbisebo della Essence. Qua tengo le forcine, le mollettine, le regine varie, che mi servono per non trovarmi più a collegare i capelli. Qua ho i sappi per le orecchie, perché sì, io cioè non li uso tutte le sere, però quando magari piove, c'è vento, io mi dà noia, quindi insomma preferisco tenere questi, poi il mio ragazzo russa, quindi ogni tanto fanno comodo. Qua niente, altri elastici, una molletta, e questa è la maschera per gli occhi della Sephora. Ah, e qua sotto invece abbiamo le mie palette, e c'è la Neve Cosmetics 2, l'elegantissimi, e la palette intensissimi che vi ho fatto vedere nell'ultimo mio video haul. Cioè, guardate che belle! Vabbè, tanto penso le conosciate tutte, nel caso le ho fatte vedere aperte nell'ultimo video haul, che vi lascio linkato da qualche parte. Qua ho le mie palette Nabla, che anche queste avete visto e rivisto. Eccole qui, 1, 2, 3 e 4, questa qua più grande. Mannaggia, io spero si veda qualcosa. Aspettate, guardo un po' se riesco. Farò danni di sicuro, eh. No, vabbè, ok, non ci riesco. Ok, comunque. Poi qua c'è quella di Too Faced, che è il regalo del mio ragazzo, che ho staccato dalla confezione. Poi la Chocolate Bar, che insomma anche questa la conoscete tutti, però vabbè, la tiro fuori. Anche questa era l'ultimo degli ultimi acquisti dello stesso video di prima che vi dicevo, quindi questa qua. Poi la Naked 1, una palette 120 colori. Oh vabbè, aspettate, non so se riesco. Questa qua è il kit della Hoola. Oh, vediamo se riesco a tirarla fuori. Vabbè, è una classica palette. Non mi ricordo quanti, 88 colori o 120 colori, nude.
Eccola qua. Molto molto carina comunque. Quindi, ok, scusate se vi sto sballottando tantissimo. Comunque, ok. Quindi queste sono tutte le mie palettine. Ok, e l'ultimo cassettino, le ultime palettine che ho, questa qua di Shaka, queste due di Essence, molto molto belle. Questa qua che boh, è da quando ero piccolina che ce l'ho, come questi, che sono i glossettini che c'erano nei giornalini, che io uso per delle volte attaccarmi anche i brillantini, quindi perfetto. Poi questi qua sono i miei primer occhi, questo qua è della Essence, che comunque è molto valido. Questo qua della Too Faced e questo qua di Urban Decay e Eden. Qua ci sono degli altri primer, sempre della Urban Decay, vedete, questi qua che erano all'interno della Naked 1. E queste qua uguale, una palettina fuffa che avevo, carina la mia scarpa da lavoro, la palettina della Cuca che avevo quando ero piccola, questo uguale, e due quad della Essence, ecco qua. Poi passiamo a quest'altro, vediamo se riesco a spostare la luce. Ok ragazze, spero che, insomma, meglio di niente. Ok, quindi apriamo anche questo e qua troviamo i miei ombretti singoli, non, insomma non in palette ma singoli, scusi, ecco, mi veniva la parola. E niente, ho un po' di Urban Decay, Essence, Pupa, Sephora. Questi sono i brillantini di Wet n Wild, ah, bellissimi. Questi qua di cosa sono? Di Avon. Questo qua di Essence, ucciso. Wyhon, ucciso anche questo. Kiko Kiko, Shaka. Niente, questi sono i pigmenti della Kiko, molto molto belli. E appunto niente, questo è Urban Decay. Insomma, ne ho, diciamo, la maggior parte tutti uccisi. E di nuovi ne ho veramente tipo 5 o 6, perché poi sono andato soltanto di palette, non li sto più acquistando ultimamente questi qua. Poi qua abbiamo altri ombretti. Questo qui è un pigmento della neve che mi hanno dato per omaggio. Poi abbiamo questo cosa ci fa qua? Questo è l'ombretto di Nabla, ucciso, Fahrenheit, se vi può piacere. Poi, mannaggia, tutte le robe sfuse, non si vede niente. Boh, vabbè. Questi qua sono Supreme e Caffeine di Nabla, la matita bianca di NYX, Milk, bellissima. Altri brillantini, pigmentini Essence. Ho Shaka Shaka, che sono, vedete, degli ombretti di crema. Ombretto in crema, anche questo della Kiko, molto molto bellino. Questo altro ombretto in crema marrone. Questo è un Pupa Vamp marrone opaco, ombretto in crema. E questo qua di Deborah in mousse. Porca troia, scusate ragazze. E non fate caso alle scarpe, ma sono appena tornata da lavoro, quindi mi sono messa a fare adesso perché ho un po' di tempo. E questo qua di Essence, che insomma non mi dispiace. Invece qua tengo questi due, come si può dire? Oddio, mi viene il nome. Gel mascara per sopracciglia della Essence, quello un po' più chiaro e quello più scuro. Qua ho una pomata per le sopracciglia che, insomma, io non per fortuna ho delle sopracciglia non troppo problematiche, quindi non uso spesso questi prodotti, ma comunque questa qua è di NYX ed è la 01 Blonde. Poi questo qua che sono ombretti sempre per le sopracciglia, sono distrutti. E queste due matitine dell'Essence, sempre quella più chiara e quella più scura. Quindi niente, questo cassettino è molto molto semplice. Poi andiamo qua e troviamo gran parte dei miei rossetti e gloss. Allora, di gloss più che altro troviamo Essence. Allora, questo cos'è? Kiko, Essence. Oh, L'Oreal, Shaka e L'Oreal. E Essence, diciamo la maggior parte comunque di Essence. Continuano anche un po' qua giù, ma comunque sono tutte di queste marche qua. Poi questa che vedete, altri rossetti tinte. Oddio, scusate se sto trabocando tutto. Ho sempre Kiko Essence Mua. Essence Avon.
qua ho le mie matite labbra, più che altro anche queste di Essence, Kiko e Wet n, no, Wet n Wild e Wycon, volevo dire. Questa qua di MAC che vi consiglio tantissimo ed è, aiuto, volevo farvelo vedere ma è tutto distrutto. Comunque è Night Moth ed è bellissima. Poi qui ho altri matitone, insomma rossetti, matitone. Questo qua di Sephora è l'uscialabbra da baciare, dicano, però veramente, cioè, non ve lo consiglio mai, è puzza di Big Bubble l'ennesima potenza. Poi qua ho un Melted, che è il Melted Peony, molto molto carino. Poi questa tinta qua di Pupa, queste tinte qua che vi ho fatto vedere tutte nel video delle tinte rosse, se vi può interessare, anche questo ve lo linko nelle schede. Diego dalla Palma, Stila, Sephora, Mua, Essence e Too Faced. Poi qui abbiamo tantissimi Essence, questo non mi ricordo cos'è, Diego dalla Palma, Kiko, L'Oreal, Kiko, Avon, come si chiama questo? La profumeria Marion, no, Kiko, Avon, questo è di Bella Oggi, però si è rotto il tappino, quindi insomma, oddio, mi si è proprio rotto, ok, rossettino così, mi si è rotto il tappo, quindi metto quello del labello. E niente, questa è la gran parte dei miei rossetti, tinte labbra, rosce labbra, e finiamo qua. Qua dentro ci sono le 5 o 6 rossetti della Wycon, i miei MAC insieme a questi due, quindi io di rossettini MAC, no, 11 rossetti MAC. Poi queste qua sono le 9 tinte della Mulac, altri rossettini Mulac, questa è Wycon, tinte della NYX, tinte Wycon, o Mulac. Poi questi due sono MAC, aiuto. Poi il rossettino di Kate Moss, due della Rimmel, questo è di Shaka, o L'Oreal e Benehos. Quindi qua ancora deve essere riempito il cassettino, ma ancora, insomma, diamogli tempo. Poi volevo farvi vedere praticamente il mio secondo cassetto preferito, se non terzo, che prima c'è i rossetti, ed è questo qua, ovvero il mio magazzino. Qua ho tutti i prodotti nuovi, tutti i sostituti di quelli che stanno finendo negli altri cassetti praticamente, e non, insomma, anche altri. E qua tengo tutti i mascara, questi qui sono tre del Lashes Princess, quello che mi piaceva tantissimo prima. Ho altri due che sono andati, queste erano le mie mascara preferite, sono andati, insomma, le hanno levate dal commercio, io non riesco a parlare, quindi niente, ho ancora due cose qua che non voglio usare perché mi dispiace se poi dopo mi ci riaffeziono come era affezionata prima, mi piange il cuore. No, scherzo, vabbè, comunque insomma pian piano li smaltisco. La Love Extreme Rosa di Essence, il Multi Action, due eyeliner che sono i miei due eyeliner preferiti della Essence, che anche questi menti ho terminati. La studio Nails, la colla per le unghie, le tip, insomma. Poi questa qua che ho comprato oggi è la Derma Blend di Vichy, nuovo fondotinta, appena finisco di terminare qualcun altro lo aprirò subito. Qua c'ho altre tre cifre, che anche queste pente le ho terminate, ora finisco di smaltire un po' quelle che ho lì, però ne ho già un'altra finita di queste qua. Poi un'altra mollettina, due BB cream che adoro tantissimo per l'estate, un altro Fit Me, un altro di questi qua per le sopracciglia. Poi il sostituto, non so se vi ricordate, avevo detto che mi era arrivato il primer potion, ve l'avevo fatto vedere Eden, la base insomma rovinata. Avevo chiesto alla Urban Decay se potevano cambiarmelo, insomma sostituirmelo, perché mi era arrivato rotto e non mi avevano risposto. Poi dal nulla mi hanno mandato questo qua senza che io dicessi niente, insomma mi hanno rinviato il prodotto nuovo. Quindi insomma finisco il mio e niente, quindi ho questo qua in omaggio, quindi grazie mille, però insomma me l'avevo mandato rotto, insomma è utilizzabile uguale, però quindi insomma bene, sono contentissima davvero. Questo qua che è un correttore dell'Essence, di nuovo il correttore di MAC, perché anche quello l'avevo finito, e un altro correttore di Maybelline, che è il Fit Me, che anche questo stavo finendo. Poi qua ho pennelli ovunque, cioè non so se potete capire quanti pennelli sono, veramente, cioè, vabbè. Qua
qui lo stesso, che sono acqua struccante in mini size per quando magari vado in vacanza. E qua altri due burro cacao nuovi, mood di Mulac nuovo perché lo sto terminando. Un altro smalto di questi qua che piace tanto anche alla mamma, quindi lo stiamo usando molto velocemente. E qua altre matite di Essence per labbra che adoro, 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 e sono difficilissime da trovare perché vanno, finiscano subito, le rubano tutte, non le rubano, le comprano tutte le ragazze, quindi quando le trovo faccio razzia. E niente, un altro rossettino Essence. E sotto, oh mio Dio, vediamo se riesco. Oddio, mi casca tutto, aspettate. Ok, ora vedi se è meglio anche i pennelli. Comunque, leviamo un attimino questo. Scusate le prese qua. E qua sotto ho tutti i prodottini, cioè tutti i prodottini. Questi sono gli ultimi prodotti che mi sono acquistata per i capelli, che devo ancora testare, ma inizierò penso dopodomani perché ho terminato quelli che sto usando ora. Insomma, io ricomprendo questi qui di Lavera che amo follemente. Però ho ripreso soltanto lo shampoo, non il balsamo, perché insomma il balsamo mi sembrava di poterne fare anche a meno. Quindi ho preso questi qua. Poi voglio provare questi qui dell'erboristica, sono tutti naturali, tutti vegani, anche questi qui hanno un'inci buonissima, tutti naturali 100%. Questo qua, una maschera, questo qui che adoro e l'ho già ricomprato tante volte. E queste due che ho comprato oggi, l'acqua termale di Aven e il Le Faclar, Clair della Roche-Posay. Quindi niente, questi qui penso di iniziare già a usarli stasera. Quindi questo è il mio cassettino dei sogni. Ditemi se anche voi ne avete uno, sono l'unica pazza io. Però nel corso degli anni ho, come si dice, ho iniziato a prevenire le mancanze. E ok, quindi niente, poi qua ho salviettine Nivea struccanti che però non mi piacciono tantissimo, quindi insomma le uso ma non mi fanno impazzire. Ho questo qua che sono cuffie per la doccia, ho proprio il pacchettone, sì lo so, costava meno e ho avuto l'occasione, tipo l'ho pagato una cosa come 4 euro, quindi insomma ho cuffie a volontà. Qua niente, tengo i miei dischetti struccanti, anche questi qui li prendo sempre in offerta, quindi mi faccio la scorta. Sono tipo un'accumulatrice, cioè no, un'accumulatrice no, perché alla fine li uso comunque, insomma, tutto qui dentro. Poi vi faccio vedere, scusate se mi alzo qua, no, aspettate, devo girare la luce. Ok, qua tengo i miei pennelli in questi vasetti classici, erano tutti dell'IKEA. E niente, peli, capelli. Questi qui sono un po' misti, un po' viso di Real Techniques, da occhi, un po' di Essence, un po' di cinesi, un po' Bai. Questi e questi. Poi c'è la mia Beauty Blender che sta durando, perché tante si lamentano che dura poco, io è già da quasi un anno che ce l'ho e insomma ancora mi va benissimo. Poi niente, questa brush essence di Yankee Candles, lo specchietto, e andiamo qua su che insomma continuo. Allora faccio vedere gli smalti perché poi faccio le collane, i bracciali, dov'erano? Eccolo qua. Questo qui è il cassettino con gli smalti e niente, ho un pochino di base per unghie, goccine asciuga smalto, appena sono finite tutte. Qui ho qualche smalto di H&M, però sono un po' tutti mischiati, tutti vari, un po' Wycon, Kiko, Essence, H&M. L'unico smalto Pupa, Laila, l'unico smalto, fra virgolette, di marca che ho è questo qua che ho preso da poco della Hollister, vedete, da 11 euro scontato del 30%, 6,90 euro, quindi ho detto bene, lo voglio provare e mi piace comunque alla fine, però, nel senso, basta, bastano, avanzano questi. E niente, poi vi faccio vedere un'ultima cosina qua sotto, che ho qualche prodottino di come si chiama, di Lush. E niente, ma a parte l'avete già visto tutti questi anche nel video haul, questo qua ragazzi compratelo, l'ho fatto innamorare tutti e è buonissimo. Poi questo qua che devo finire, infatti lo tiro fuori perché sta per scadere, che è un detergente scrub. Questo qua che non ho capito ancora perché mi hanno venduto, perché non è adatto ai miei tipi di capelli, cioè questo qui è per le ragazze afro coi riccioli crespi, io nel senso ce li ho lisci, sì ok un po' crespi, ma io afro non sono, perché potete vedere magari, sono leggermente fantasmino.
E qui niente, poi ho altri saponi. Beh, niente, comunque, insomma. Qua. Poi niente, qua tutti i bracciali, collane che non so se vi possono interessare, quindi non vi mostro nemmeno. E niente. E niente, la mia postazione make-up è questa qua. Quindi niente, spero di avervi tenuto un po' in compagnia con questo video. E niente, vi mando un grosso grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!